Facciamo un applauso al Centro Studi dell'Università di Napoli che ci dà l'onore e il pregio di stare qui questa sera per annietare questa serata di ben 20 premi speciali. Ovviamente questo è istituito, voi lo sapete, dal Salotto Artistico Culturale Tina Piccolo, che vanta oltre 30 anni di storia. A parte che lei è definita ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, quindi chi è che non la conosce? Critica d'arte, scrittrice, insomma ha prefazionato 500 antologie più aver scritto 32 libri. Facciamo un applauso a Tina Piccolo, premio alla carriera al dottor Saverio Gatto per gli elevati meriti culturali e sociali, con l'alta adesione della Presidenza della Repubblica e il patrocinio morale della Regione Campania. Io sono qui per stare insieme a voi, non già ci conosciamo, una parte di voi, penso che quasi tutti siete già venuti qualche volta qui in Contea, in questo circolo culturale nato nel 1987, infatti vedete che all'ingresso c'è un manifesto che ricorda il primo anniversario dell'associazione, che è il 1988, quindi siamo stati fondati giustamente nel 87, eravamo a Palazzo Maggiore, quindi uno dei circoli culturali più antichi ormai di questa città, e continuiamo questa attività dando uno spazio aperto a tutte le attitudini artistiche della nostra città. Associazione Salotto Artistico Culturale Tina Piccolo premia all'onorevole dottor Luciano Schifone per gli elevati meriti culturali e politici, con l'alta adesione della Presidenza della Repubblica e il patrocinio morale della Regione Campania. Questo è molto carino, davvero molto carino. Facciamo un applauso a Ciro Scialò. Lui ovviamente fa, come diceva, sottolineava giustamente il dottor Schifone, fa delle caricature benevole. Signor Tina Piccolo, che purtroppo stasera mi dispiace di non averla conosciuta di persona, però credo che non mancherà occasione, sicuramente. Comunque gli mando un abbraccio virtuale e spero di fare presto la sua conoscenza. Sono premiati per il sociale, a parte che per la canzone, perché loro ovviamente si interessano di vari corti, di varie situazioni che proprio trattano il sociale, ma sicuramente ce lo spiegheranno meglio loro, e sono Mary Fabricino e Mario Landi. La cosa importante che facciamo il dibu, che facciamo quel programma di dibu, voglio dire, io e la Mary, di una Napoli pulita, perché la Napoli ha bisogno di persone pulite. Certo. Ecco, io il messaggio con la Mary che facciamo in TV, che abbiamo fatto un corto, tu sai molto bene, sì, Violenza sulle donne, abbiamo dato un messaggio molto forte, che queste cose non devono succedere mai, sì, perché la donna bisogna amarla, la cosa più bella al mondo è la donna. Io farò un altro cortometraggio, si intitola Io dico no al razzismo. Benissimo. Sorrentino, che noi sull'abbandono, sì, che salutiamo, sull'abbandono dei cani. Bisogna volercela bene tutti quanti, insomma, perché con tutto quello che si sente giorno per giorno, la violenza sulle donne, su questo, su quell'altro, credo che anche noi, non so, ci facciamo un po' un attristamento del nostro cuore, insomma, che abbiamo dei bambini piccoli e noi nella vita cosa ci insegniamo, insomma. Questo è quello che dico sempre, stop alla violenza e cerchiamo di andare avanti giorno per giorno con tutto quello che ci circonda. Persona che di politica ne fa tanta, ma anche tanto sociale, è una persona per bene, sempre presente ovviamente a eventi sociali, culturali, artistici, e mette sempre il suo buon cuore, la sua buona parola ovviamente in tutto quello che può essere sociale e non solo. Signore e signori, abbiamo il piacere di premiare Francesca Beneduce, presidente della commissione pari opportunità della Regione Campania. Dobbiamo imparare
a rappresentare meglio all'esterno le istanze belle, le eccellenze che noi abbiamo sul territorio. Certo. Ed è quello che questo salotto, insieme alla Contea, insieme a Gianni Ianuale qui dietro di me, intendono fare da tanto tempo. Io credo che bisogna insistere lungo questa strada, credo che tante eccellenze debbano essere portate avanti. Ben ricordare, no? Con un progetto sull'amore, 2 anni fa. Però in TV, vedendo alla fine tanto amore malato, tanta violenza sulle donne, violenza sui bambini e appunto Terra dei Fuochi, attenzione, contro la Terra dei Fuochi da parte nostra, per far capire che comunque la nostra terra, la terra del sole, non la Terra dei Fuochi. E quindi ho detto, lasciamo stare un attimo questo progetto sull'amore, prendiamo queste cose più importanti. E quindi mi sono dedicata a queste cose, a me che stanno molto a cuore, diciamo, e ho deciso di dedicargli questo progetto. Parliamo tanto di violenza sulle donne, ma dobbiamo incominciare a parlare anche di violenza contro l'altro. L'altro da sé, che è il signore che ho qui davanti, contro chiunque, anche quando noi non recepiamo le esigenze di un'altra persona, noi lo stiamo violentando. Credo che dall'onorevole Scipone, essere battezzata da Scipone e dalla dottoressa Beneducci, insomma, hai preso la laurea honoris causa, quindi facciamo un applauso. Questo progetto, come abbiamo ben detto già prima, che parla di 3 collane, una dedicata alla Terra dei Fuochi, un'altra alla violenza sulle donne e un'altra alla violenza sui bambini. Perché? Perché la violenza sulle donne è molto frequente, però se ne parla spesso, mentre la violenza sui bambini se ne parla quel momento che succede un qualche fatto, solo che poi viene accantonata e questo non va bene. Sociale, scrivere anche per l'anticamora o l'antimafia è bello, ma è anche un poco complicato. E il fatto del bello è che mi obbliga a dire la verità. Dire la verità non è sempre facile, scriverlo poi e dirlo apertamente diventa ancora più complicato. E ci sono anche delle conseguenze, degli stracci, vabbè. Però la scelta che si è fatta dall'inizio è quella là, di dire la verità. Questa persona, a parte ad essere sta in politica, a parte di tutto, ma conosce benissimo dalla A alla Z la storia dell'arte. Cioè, signore e signori, io chiamo con grande onore e piacere il dottor Mino Iorio. Sono un professore di italiano e storia, ma in realtà la mia professione è quella dello storico dell'arte. E niente, l'arte dovrebbe essere promossa a tutto spiano. Non dobbiamo perdere di vista che siamo il paese al mondo con più tesori d'arte. La posso avere con Francesca D'Amico? Eccola qui, Francesca, ecco di qua, vieni qua. L'ingannevole arte della materia con Napoli nel cuore, ma non solo, un video straordinario sulla Terra dei Fuochi. Bravo. Contro ovviamente la Terra dei Fuochi, però. Una testimonianza abbiamo fatto. Veramente hai fatto una grande testimonianza, ma con la tua mano c'è una cosa bella che ho visto, mi permetto di dirlo alle telecamere puntate in Serie A. Quello che mi permetto di dire è che Francesca ha fatto una cosa bellissima, questo video contro la Terra dei Fuochi, ma la particolarità bella era questo lenzuolo. Sì, arte appeso un filo. Arte appeso un filo per un filo di speranza, cioè che si muoveva tra i vicoli di Napoli, era bellissimo. Noi dobbiamo sempre parlare agli altri con sorriso, bisogna però avere un sorriso sincero davanti a noi. Noi dobbiamo riprendere e abituarci a parlarci e ad ascoltarci, perché se noi ci parliamo e noi ci ascoltiamo, allora noi forse andiamo avanti tutti assieme. È un momento di crisi, ed è una crisi economica ma anche intellettuale. Non ci sono valori, i giovani non hanno valori. La cosa migliore è mettersi insieme a lavorare tutti assieme nel migliore dei modi, perché solo così noi potremo superare innanzitutto una crisi intellettuale e poi una crisi economica. Se ogni grossi e fraventui tutto è finito, non mi aspettavo questa sua mascalzonata che nascosto mi rubava la mia vita. Io l'amavo, ero pazzo e
Thank you.